E se è vero dunque che in amor non v'è certezza e soprattutto che ai giorni d'oggi oramai diventa sempre più labile il confine tra l'essere triste oppure euforico, allora alle volte per ritrovare il buon umore non resta che tornare in quel luogo magico ed un po' folle che, a differenza di alcune persone, ha sempre qualcosa da dirti. Allora, ovviamente, se tu vuoi rinnovare il contratto con noi... Capito, posso... No, aspetta. No, ho già capito, no, parlo con il responsabile, sì, no, vedi, no, no, un accordo no, buono, no, 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 rubala. Come spendendo rubala? Poco. No, rubala. Consiglio è... Come? Rubala. In che senso? Rubala? Devi rubare, cioè, un'auto. No, come rubala, sì. Prima che cominci a correre ad urlare. Non bisogna mai stancarsi di aspettare, perché il giorno giusto potrebbe arrivare quando meno lo si aspetta. Un ritorno in pompa magna del pomeriggio d'Italia 7, una grande rimpatriata per la prima puntata a parte seconda di Domenica Bestiale, con la squadra quasi al completo in studio: Alberto Di Chiara, Francesca e Martina Castaldi, Duccio Cresci, Andrea Spadoni, Michele Torpedini, con la new entry di Giorgio Manetti. Vedo che barman. Vedo che la possiamo festa... staccare un po', io mi prendo due accordi. No, volevo dire, vedo festa che c'è una festa grandissima lì, tantissima gente. Musica. Sì, sì. Ma è oggi la festa. Sì, oggi è proprio oggi, sì. Lei assomiglia a qualcuno, io non riesco a capire a quale attore. Lei c'ha un cipiglio tipo... Ma dov'è la festa? Non lo so, tra Al Pacino. Scusa, Al Pacino. Oppure i giovanotti. Ridere, ridere e ridere ancora. Adesso la domenica paura non fa, per cominciare. Infatti, nel miglior modo possibile, nel weekend che ha visto affrontarsi Fiorentina e Juventus, il filo conduttore della puntata non poteva che riguardare la scelta tra la vecchia signora o la donna in fiore. Scusa, ma tutti i giorni viene così vestita? Certo. Tutti i giorni viene vestita così a lavorare. Non capisco così come, scusa. No, signorina, mi sembra legale, sportivo. No. Un grande ritorno anche per il consueto spazio del prof Enzo Bucchioni, a tu per tu come sempre con gli amici da casa, e poi per finire in bellezza, cercando di capire come poter organizzare il tutto a farla da padrone, come spesso succede, il buon vecchio fidato Caos. E che dire, ben venga, forse anche perché l'ordine, troppo artificioso e mai naturale, non ha funzionato bene. Cosa stai facendo? Via di Solliciano 3. No, ma questo sta andando via con la macchina. Ma va via davvero?